non solo per tutto il paese, ma un momento fondamentale per la Lombardia e per la Val Camonica. Sappiamo benissimo che ci giochiamo tanto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Momento fondamentale per la Lombardia e per la Valle Camonica. Nei prossimi mesi la posta in gioco è alta e consiste soprattutto nel mantenimento della propria identità e nella conquista di una maggiore autonomia. Quando saremo al governo mi impegno a fare magari quello che non sempre abbiamo fatto in passato, nonostante Davide abbia fatto il diavolo a quattro, che la montagna sia curata da gente che è nata e che vive in montagna. Bravo! Senza che sia... Così uniti e compatti, i militanti comuni della Lega Nord si sono detti pronti a sostenere il segretario federale Matteo Salvini nella sua battaglia per arrivare al governo. O si vince o si muore, ha affermato Salvini a margine dell'inaugurazione della sede provinciale della Lega Nord di Valle Camonica, a Cogno. Siamo più forti che mai. Siamo più forti che mai anche perché la gente è tornata a seguirci, anzi non ci sono mai stati così tanti voti, così tanti tesserati, così tanti simpatizzanti, quindi è la volta buona. I tesserati, i militanti, i semplici cittadini hanno soprattutto rivolto al segretario federale della Lega Nord le loro preoccupazioni riguardo al fenomeno dell'immigrazione. L'appello che fa la Lega è pacificamente, democraticamente, ma in maniera decisa, mamme, papà, sveglia, difendiamo le nostre città, difendiamo i nostri appartamenti, difendiamo le nostre case e rispediamo a casa loro quelli che non sono profughi ma sono clandestini. La sede delle carrozze inaugurata domenica vuole essere un punto di ascolto aperto a tutti i cittadini. Il ringraziamento ovviamente va fatto innanzitutto a Matteo Salvini per la disponibilità data e per questo evento e poi a tutta la numerosissima presenza sia di militanti ma di tesserati, sostenitori, di semplici cittadini che volevano vedere Matteo Salvini in prima persona. C'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative oggi qua a Pianconio, è un grande evento, la nostra nuova sede provinciale che da dopo le feste comincerà ad essere aperta per tutti e a cominciare a parlare di temi importanti come l'immigrazione, cosa fare in questo paese, le proposte che appunto dalla Lega partiranno per il governo di questo paese.